Benvenuti o ben ritrovati a tutti ragazzi in un nuovo episodio del Tell Me Sig, lo show dove voi domandate e io, se non mi sciolgo qui seduto a stante a causa del caldo, rispondo. Scherzi a parte ragazzi, c'è un caldo devastante, giuro, ci saranno qualcosa come 36 gradi, non lo so, una cosa vergognosa. Quindi, sul serio, prima di evaporare, direi di cominciare a rispondere. Allora, la prima domanda di oggi ce la fa Tommaso Beccani, o Beccani, non so dove vada l'accento, che chiede: Tell me Sig, ciao Sig, ti volevo chiedere quali sono le tue sigle, italiana e originale, preferite degli anime. I tuoi video sono fantastici, continua così. Grazie mille per i complimenti, Tommaso. Allora, la sigla mia preferita in italiano credo che sia senza dubbio Kenny il Guerriero. La sigla di Kenny il Guerriero ce l'ho in MP3, me l'ascolto quando vado a correre, insomma, fa parte della mia playlist quotidiana. È proprio una canzone che mi gasa, mi carica, mi motiva, poi è bella, ha un bel testo, secondo me, ha una bella musicalità. Ti direi in italiano quella lì. In lingua originale invece, vediamo, fammi pensare. Non mi dispiace l'ending, la prima ending di Psycho Pass, proprio quella della prima stagione. Non mi ricordo se ce n'erano due o tre, ma proprio la prima, quella dei primi episodi, la sigla finale, quella lì è veramente bella. Sì, anche quella ce l'ho sul telefono e me l'ascolto spesso. Quindi sì, ti direi queste due qua. Lorenzo Morrocchi invece chiede: Tell me Sig, ti avevo fatto questa domanda un po' di tempo fa, adesso ci riprovo. Hai mai pensato di riscrivere un combattimento in un anime pensando così sarebbe andato meglio? Allora, questa è una domanda abbastanza complessa. Me ne è già stata fatta una simile tempo fa, riguardante però non un combattimento ma una scena in generale. E se non ricordo male, avevo risposto una scena di Bleach, il combattimento nel dettaglio, quello con le spada Stark, che non mi era piaciuto molto come soluzione narrativa. Però per risponderti in modo diverso, insomma, dicendoti una battaglia differente. Ma vediamo, qualcosa di Dragon Ball, forse, non lo so, un combattimento più lungo e più dettagliato di Darbulan, che si vede poco, che ha quella spada fighissima, che però nel manga e anche nell'anime non ricordo neanche se la usa, forse sì, ma pochissimo. Sì, ti direi, ecco, uno scontro in più, non uno scontro diverso, ma uno scontro in più con Darbula, nell'opera originale però, non nelle storie alternative o, boh, non lo so, in quelle fatte dai fan, insomma, in quello che è venuto dopo, proprio in Dragon Ball. Un bello scontro con Darbula contro, che ne so, Gohan, Goku, boh, qualcuno. Insomma, una battaglia che durasse 4-5 episodi? Sì, dai, una cosa del genere, sì, perché no? Prossima domanda di Alessio Ursitti, Tell Me Sig, ciao Sig, volevo chiederti se, secondo te, non è giunta l'ora di un remake di Ken il Guerriero, anche solo per farlo conoscere meglio alle nuove generazioni. Secondo me potrebbe essere apprezzato sia da quelle vecchie che appunto da quelle nuove. Torna Ken il Guerriero, l'abbiamo nominato poco fa, ma che dire, onestamente io apprezzerei un remake di Ken il Guerriero. Il punto è però, sarebbe davvero un prodotto nelle corde delle nuove generazioni? Nel senso, se osserviamo l'anime di Ken adesso, ci accorgiamo che è un prodotto che risente dei suoi anni, lasciando stare il comparto tecnico, quello, vabbè, insomma, è vecchio, c'era una tecnologia diversa, insomma, è normale che a livello tecnico sia invecchiato, è giusto così, è fisiologico. Ma proprio anche a livello narrativo, ci sono molti episodi stand alone, ci sono
molti Monster of the Weeks, cioè nemici che durano 3-4 puntate solo per allungare il brodo. Insomma, è una formula che è figlia dei suoi anni, appartiene alla realtà anni 80, anni 90. Oggi come oggi, noi spettatori siamo abituati alle saghe, più o meno lunghe, certo, ma pur sempre a delle saghe strutturate in un certo modo, che ruotano attorno magari a un evento preciso piuttosto che a un villain particolare che orchestra un piano specifico. Oppure siamo abituati alle stagioni. Quanti anime sono diventati stagionali e non sono più quelle maxi produzioni da 100 o 200 episodi? Quasi tutti, togliendo Dai la grande avventura e Black Clover. No, forse anche Black Clover va a stagioni, quindi togliendo giusto Dai la grande avventura non mi viene in mente un manga di combattimenti che vada avanti a oltranza con tonnellate di episodi. Sì, c'è One Piece, ma One Piece è cominciato in un altro periodo, non è un manga, un anime, pardon, di adesso. È il continuo di una produzione che è iniziata in un altro tempo storico, 20 anni fa. Quindi, insomma, la vera domanda è: Kenny il guerriero adesso sarebbe una cosa che entrerebbe nelle corde delle nuove generazioni di pubblico che si sono create? Secondo me non così tanto. Poi, per carità, io sarei il primo a supportarlo e a guardarlo, però, tolti noi nostalgici, quanto share potrebbe fare? Secondo me poco. Altra domanda di Marco C. Tell me Sig, hai mai visto Camelot e Ritorno a Camelot della Toho? Sono due film anni 90 che passavano spesso per emittenti locali. Allora, sì, ho visto Camelot, però Ritorno a Camelot non me lo ricordo. Se l'ho visto proprio me lo sono perso nella mente, non mi dice nulla al momento. Comunque sì, Camelot l'ho visto ed è vero. È vero, andava su quei canali tipo Italia 7 Gold, quelle cose lì. Ogni tanto ricordo che mandavano in prima o in seconda serata questi cartoni qui. Roba degli anni 80, 90, anche più vecchi in realtà. C'era qualcosina anche degli anni 70. La vera domanda è: ce le avevano le licenze? Io non ne sarei così sicuro, secondo me molte cose le hanno proprio rubate a mani basse, però chiaramente queste sono speculazioni mie. Comunque sì, Camelot l'ho visto, me lo ricordo. Il seguito invece no, dovrei fare mente locale, ma così non mi dice nulla. Dovrei fare una ricerca su internet per vedere se trovo qualche clip o anche solo qualche immagine che mi rievoca dei ricordi. Andiamo avanti con la domanda di Mike il cane magico. Tell me Sig. Ehi la Sig, volevo farti due domande. Mi chiedevo se parlerai mai di qualche show / serie TV di Cartoon Network e due, realizzerai un video sul film Pixar Gli Incredibili? Personalmente ritengo sia uno dei film Pixar che più merita un'analisi da parte tua. Complimenti per i tuoi video, offrono sempre un sacco di spunti interessanti. Grazie davvero anche a te Mike per i complimenti, mi fanno davvero molto piacere, non me li merito. Per risponderti, allora, sì, potrei fare un video su qualche prodotto della Cartoon Network. In effetti sono andati in onda lì un sacco di show interessanti. Mi viene in mente così Johnny Bravo mi piaceva un sacco, le Super Chicche anche sono andate su Cartoon Network, Leone il cane fifone mi pare ci fosse, insomma ce n'era tanta di roba bella nei meandri bui della Cartoon Network. Per Gli Incredibili invece sì, su quello sono più orientato verso un sì sicuro, perché è un film secondo me molto interessante, che tratta la tematica supereroistica in un modo che merita un approfondimento, visto che non è esattamente un film dell'altro giorno, c'ha i suoi annetti sulle spalle, e trattare i supereroi in quel modo lì, al tempo, denota una certa originalità, un certo senso critico, quindi sì.
Prima o poi farò un bel video sugli incredibili. Prossima domanda di Timothy Valentine. Tell me Sig, ciao Sig. Sono una di quelle poche persone che non ha apprezzato Gurren Lagann. Ho notato che tutti noi, non fan, siamo accomunati da un elemento, ovvero dall'averlo visto dopo Evangelion. Come mai, secondo te, questa situazione si è diffusa così tanto? Allora, sicuramente una prima risposta, molto banale e molto scontata, è il fattore tempo. Evangelion è uscito prima di Gurren Lagann, quindi è proprio normale, in un certo senso, vedere prima uno e poi l'altro, per quelli che sono nati magari negli anni 80 o nei primi anni 90, insomma. Parlando invece del lato critico e analitico, sono due prodotti molto diversi, pur appartenendo entrambi al filone mecha, che, se ci pensiamo, è praticamente sterminato. Per come la vedo io, Gurren Lagann è la risposta per eccellenza a quella che è stata l'innovazione e lo squarcio di Evangelion. Gurren Lagann è un ritorno alle origini. Ci sono questi mecha super coloratissimi che si assemblano, che diventano sempre più grandi, che si pilotano con la forza di volontà e che sono delle vere e proprie estensioni, diciamo, del personaggio al loro interno, come se fossero dei superpoteri metallici robotizzati, praticamente. In Evangelion non c'era nulla di tutto questo, ma è proprio perché non c'era nulla di tutto questo che si è arrivati alla necessità di sparare fuori la cartuccia Gurren Lagann. Non so se mi spiego. È stata proprio una risposta artistica, e in questo senso io sono molto grato a Evangelion, perché senza, appunto, come ho detto, lo squarcio di Eva, chi lo sa, Gurren Lagann non sarebbe neanche arrivato, e tra i due io sono della scuola Gurren Lagann tutta la vita. Non mi piace particolarmente Evangelion, l'ho detto tante volte. Comunque, per risponderti, è proprio una questione di, sì, di gusto personale. I due show seguono strutture, seguono impalcature molto diverse. Come ho detto, Gurren Lagann è un trionfo all'eroismo, a quelle tematiche classiche che puntavano tutto sul credere in se stessi, sul darsi un obiettivo e sul raggiungere appunto quell'obiettivo senza limiti, come recita l'anime, una trivella che sfonda anche il cielo più alto. In Evangelion c'è un'atmosfera molto più cupa, molto più psicologica, molto più struggente quasi. Ci sono delle riflessioni molto, molto tetre, ed è anche quello uno dei motivi per cui io non stravedo per Evangelion. Insomma, come dicevo prima, per quanto appartengano entrambe al filone mecha, ne rappresentano un po' dei poli opposti. Poi sai com'è, è pur sempre una questione di gusti personali. Sono entrambi due ottimi show, non è che ci sia un oggettivo riscontro migliore in uno o nell'altro, capito? Mi rendo conto che è un discorso un po' complesso, che forse meriterebbe un video, insomma, pensato, strutturato e scritto. Però, ecco, spero di aver reso l'idea. Il fumetto chiede, Tell me Sig, farai un video su un'altra era della Disney come quello sulla Dark Age? Sì, sì, sì. Vorrei fare un video in particolare su quella che è l'epoca d'oro, la Golden Age, e collegarci anche la Silver Age e, tra virgolette, l'inizio del declino, che in realtà corrisponderebbe alla Bronze Age, e poi appunto il Medioevo e via discorrendo. Però sì, un video sulla Golden Age mi piacerebbe. Anche però un video su quelle epoche più recenti, come l'età delle sperimentazioni o il secondo Medioevo anche. Sì, anche quelli potrebbero essere interessanti, non lo so, devo pensarci. Comunque sì, sì, sì. Infine, ultima domanda di oggi di Christian Greselin, o Greselin, anche qui non so dove vada l'accento, quindi scusami se l'ho sbagliato. Cosa ne pensi di Night and Magic, visto che si parla di una possibile seconda stagione? E in generale, quale serie mecha consiglieresti?
che non sia Gundam, Evangelion o Code Geass? Allora, Might & Magic l'ho visto, ma non mi è piaciuto. Mescolare mecha e fantasy, se non ti chiami Shoji Kawamori, è una cosa che è meglio non fare. O riesci a tirar fuori un I Cieli di Escaflone 2, se no lascia stare, perché non è... cioè, è una cosa abbastanza complicata. Farla bene è difficile. Night and Magic, diciamo che ci prova un po', ma non ci riesce, non ci riesce affatto. Invece, per un consiglio, ma allora, che non siano Gundam, Eva o Code Geass, ti dico una cosa vecchia e una cosa più nuova. Mospeada, degli anni 80, potrebbe essere interessante. Oppure anche Armor Trooper Bottoms. Sono entrambi due anime molto molto validi. Hanno i loro annetti, perché sono appunto degli anni 80, dei primi anni 80, e sono un po' sulla scia di Gundam. Però sono, secondo me, sono molto validi. Soprattutto tra i due forse Bottoms. Bottoms forse è un pelo meglio. Qualcosa di più recente invece, ma... potrei dirti, ma qualcosa come Vanguard, per esempio, oppure Gridman anche, questi non sono male. Se no, qualcosa di un po' più strano potrebbe essere Argevollen. Non è spettacolare, non è un capolavoro, però potrebbe essere interessante sotto certi punti di vista. Sì, di mecha ce ne sono veramente tantissimi alla fine. Anche escludendo appunto tutte le serie di Gundam, Eva e Code Geass che hai già citato tu. Sì, prova a cercare su internet uno di questi che ti ho nominato e vedi se ti ispira oppure no. Bene ragazzi, anche per oggi abbiamo finito. Da Sig sudato e accaldato e prossimo allo scioglimento è tutto. Se avete altre domande, hashtag tellmesig e scrivetele qui sotto, che nel prossimo episodio cercherò di rispondervi. Per un po' andiamo avanti con solo il video la domenica, nella speranza che, insomma, prima o poi torni la pubblicazione standard, classica, due video settimanali. E statemi bene, mi raccomando, e noi ci si vede, come sempre, al prossimo video. Ciao ragazzi!